Siamo in collegamento con Attilio Pierro, consigliere regionale della Lega, per fare un po' il punto della situazione su quelle che insomma erano state le sue richieste al presidente della Regione Campania, e mi riferisco all'interrogazione che il consigliere Pierro presentò i primi di dicembre, precisamente il 7, riguardo i ricoveri e i decessi all'ospedale civile di Agropoli. Una risposta al consigliere Pierro è stata consegnata, ma non ha soddisfatto, ecco, le sue aspettative. Consigliere, ben trovato, e facciamo subito il punto della situazione su questa risposta che le è stata data dalla Regione Campania, che a quanto pare insomma non l'ha soddisfatta. Innanzitutto grazie per l'invito. Come anticipavi, io feci questa interrogazione il 7 di dicembre, mi è arrivata la risposta, però è stata incompleta e non ha chiarito i punti delle mie domande, perché io chiedevo quanti ricoveri c'erano stati sia in terapia intensiva che in subintensiva. Io chiedevo dal 25, però l'apertura è stata il 27 ottobre, al primo di dicembre, e quanti decessi. Loro mi hanno risposto con una nota richiamando l'11 di dicembre, no, il primo di dicembre. Non solo, non mi fanno la differenza tra terapia intensiva e terapia subintensiva, fanno un dato complessivo. Loro fanno un calcolo sui 33 ricoveri, di cui 17 dimessi e 16 deceduti. Allora la chiarezza qual è? Non c'è. Io, visto che i dati non erano giusti, non sono stati non sono stati forniti in riferimento alla mia domanda, ho riproposto un'altra interrogazione, anzi ho aggiunto anche un'altra cosa, ho chiesto anche i dati dal primo di dicembre al 31 di dicembre. Ho fatto una richiesta, diciamo, aggiuntiva all'interrogazione, giusto così facciamo anche un esempio, una verifica su due mesi di attività circa dell'ospedale di Agropoli. Poi fanno un calcolo e dicono che loro sono in linea con la percentuale nazionale del 50%, ma mi sembra un po' strano, perché i dati me l'hanno fatti su i ricoveri complessivi, a me sembra che è errata. Poi, se l'ospedale di Agropoli cura i suoi pazienti, come risponde alle interrogazioni dei consiglieri, anzi poi nella nota mi dice che anche all'11 dicembre era stata già pubblicata sul sito dell'ASL. Io volevo una risposta, diciamo, giusta e corrispondente alle mie domande. Invece di farla, diciamo, alle mie domande, loro l'hanno pubblicata sul sito dell'ASL, dicendo che lo facevano per tranquillizzare la gente. Ma la gente la devi tranquillizzare con i dati precisi e i dati giusti. Allora vediamo, aspettiamo quest'altra risposta e poi facciamo un resoconto, perché se le dobbiamo tranquillizzare dobbiamo vedere anche con i dati precisi. Se invece di dare una data o dare un numero ne danno un altro, mi sembra una cosa un poco non seria, diciamo. Quindi le sono stati consegnati i dati che insomma l'ASL ha pubblicato sul sito internet, che poi sono stati diramati un po' dalle testate giornalistiche. Anche insomma, su Facebook erano stati, vabbè, sì, diramati anche, ma è giusto che viene pubblicato. Il problema qual è? Pubblichiamo i dati, ma pubblichiamo le domande giuste, perché non puoi dire noi abbiamo pubblicato sul sito alla domanda del consigliere regionale Pierro, quando poi le risposte sono diverse. Non corrisponde alla risposta della mia interrogazione. Allora qual è? Facciamo un po' i seri, cerchiamo di mettere i dati precisi e facciamo chiarezza veramente. Probabilmente loro hanno anticipato la pubblicazione perché in quei giorni, diciamo, comunque si sono accese varie polemiche sulle emittenti locali, sulle varie situazioni, in particolare nel Cilento, perché comunque c'è preoccupazione. A me mi ha chiamato tanta gente per chiedermi di fare chiarezza. Io voglio fare solo questo, diciamo, io quello faccio, il mio ruolo è quello di fare chiarezza per il territorio e difendere anche il territorio. Consigliere, lei ha pensato magari di venire qui ad Agropoli? Lei è un cilentano, insomma, magari però venire qui ad Agropoli proprio per fare un sopralluogo presso la struttura ospedaliera e magari parlare direttamente con i responsabili, così che possa, certo, avere una risposta immediata prima di insomma ricevere, che sappiamo per le lungaggini burocratiche, la risposta, i tempi, insomma. Vabbè, per il regolamento della regione prevede 15 giorni.
Io ci vengo, figuratevi, io vengo spesso ad Acropoli, anzi anche all'ospedale, però in questa situazione di Covid io penso che un sopralluogo non si può fare alla struttura. Però chiederemo al direttore generale, casomai. Loro hanno 15 giorni, penso che la risposta che hanno dato allora è stata data 11 dicembre, io l'avevo presentato il 7, 4 giorni ci hanno impiegato. Io penso che adesso hanno già i dati a portata di mano, potranno impiegarci anche di meno, invece di 4 giorni potrebbero rispondere anche in 3 giorni. Allora aspettiamo un attimo questa risposta e poi facciamo il resoconto per vedere, per fare chiarezza un po'.